Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel canale Gameplays 1973 Channel. Un saluto dal vostro amico Salvo. In questa videoclip parleremo del gioco Borderlands 3, dove farò una mia prima recensione sul gioco in modalità gaming. Poi ne farò un altro video nelle restanti modalità, ragazzi. Quindi parleremo solo della storia. Quindi sto utilizzando il primo video pubblicato sul mio canale, così possiamo un po' spiegare come funziona Borderlands e tutte le meccaniche che ho trovato sul gioco che mi hanno veramente intrigato molto. Allora, ragazzi, io questa sera praticamente concludo il gioco, perché chi sia interessato può seguirla questa sera alle ore 20:30 e concluderemo il gioco Borderlands 3. Così poi potrò passare alle modalità vero cacciatore e poi alle altre più difficili. Ma veniamo al gioco, ragazzi. Allora, le differenze tra il 2 e il 3 sono veramente abissali. L'unica cosa che ho riscontrato nel gioco, anzi l'unica pecca che può essere facilmente risolta, è quando si va alle macchinette, per chi ha una PlayStation 4 liscia come la mia, quindi non una Pro. Andando sulla macchinetta vedrete un piccolo lag, ma è facilmente risolvibile. O staccate dalle opzioni le notifiche dei social, staccando quello io mi sono accorto che non mi lagga più nella macchinetta, ma per me quello è una cosa relativa, non è fastidiosa. Quindi potevo staccare le notifiche, ma mi piace vedere i miei amici, vedere a che punto sono arrivati, quindi non l'ho voluto staccare. Quindi mi sta bene questa cosa del piccolo lag. Poi l'unica cosa che giocando in tutta la campagna, devo dire che qualche bug c'è, quindi la Gearbox spero che al più presto li risolva, perché ci sono dei glitch gravi, ragazzi. Io ne ho scoperti alcuni che non ho voluto fare vedere, non ho detto, perché c'è anche un modo per farmare armi leggendarie a go-go, quindi questo glitch va risolto velocemente perché può guastare il gioco e non è giusto. Non ve lo dico perché veramente chi è che l'ha scoperto, non io, ma mi è stato riferito, è stato già subito segnalato e io sono contento che sia stato segnalato perché non è giusto rovinare un capolavoro di questa portata. Allora, la descrizione sul gioco, devo dire che mi ha colpito molto, sia come storia che come gameplay, che è molto migliorato rispetto al 2, è più realistico. I nemici sono estremamente intelligenti, si nascondono, ti fanno imboscate e quant'altro, quindi è molto impegnativo. Poi devi avere l'equipaggiamento adatto per andare avanti, perché se non si ha un equipaggiamento adatto diventa un po' più difficile proseguire nella storia. E che dite, ragazzi? Io ora questa sera concludo la saga. Già ho avuto delle notizie estremamente interessanti sul gioco, li potete vedere nei 10 video pubblicati. Non mi voglio spoilerare nulla, per chi li voglia vedere basta guardarsi i 10 video. Ma vi posso già dire una cosa, io già lo sapevo, ve lo confermo adesso, ci sarà un Borderlands 4. Io nella puntata di questa sera, ore 20:30, intitolerò scontro finale con la sorella Tyrin Calypso, più metterò ci sarà un Borderlands 4, perché ci sarà un Borderlands 4, ragazzi. Questa cosa onestamente mi fa felice. L'unica cosa, spero che non ci vogliano altri 7 anni, perché io ne ho 46, se devo aspettare altri 7 anni. Ci gioco a 53 anni, ci gioco, però vabbè, non mi dispiacerebbe. L'importante è che ne esca un capolavoro come questo di qua. Allora, sono estremamente curioso di provare la modalità vero cacciatore. Un mio amico che ci è arrivato mi ha detto che è estremamente tosta, perché poi puoi sbloccare la modalità caos, puoi sbloccare per cominciare a prendere il drop veramente forte facendo quelle modalità. Quindi io voglio fare così, ragazzi, visto che nella modalità vero cacciatore io non ho fatto nella prima partita tutte le missioni secondarie, come mi ha spiegato il mio amico, mi ritroverei quelle missioni secondarie nella partita vero cacciatore.
Quindi stavo riflettendo se farli nella prima partita o continuarli nella seconda. Io sarei intenzionato a farli nella prima partita, cioè a fare tabula rasa, tutte le missioni e quant'altro, e poi automaticamente riconcentrarmi sul vero cacciatore e passare a modalità caos. Perché mi ha detto che si può fare. Così, solo per dare una guardatina. Non ho fatto ancora le arene, quelle che hanno fatto vedere tempo fa al Gamescom, ancora non ho avuto piacere di farlo, quindi lo farò con i miei amici appena finiranno anche loro il gioco. Lo faremo in quattro e troveremo queste arene che anche lì si droppa bene. In più, ragazzi, nella partita normale, cioè nella campagna, finalmente sono riuscito a tradurre tutte le tavolette eridiane, quindi potrò leggerle e scoprire i vari pianeti sfida, che intendo fare. Continueremo sempre nella live, io poi metterò missioni secondarie, faremo quello che ci rimane da fare, che dovrò mappare quant'altro per i vari trofei, quindi c'è ancora tanta tanta carne al fuoco. Ok ragazzi, questa piccola videoclip finisce qui. Mi raccomando, guardatevi 10 video pubblicati, lasciate un bel pollice su ognuno di loro se vi va, ragazzi, per sostenere la serie. Voglio ringraziare una persona che si chiama Lisa743, il suo nick a me era questa, per la donazione che mi ha fatto. Io la ringrazio perché lei sta seguendo la mia guida di Borderlands 3. Le sta piacendo, ha deciso anche lei ora di comprarselo. Lisa, per me fai un'ottima scelta perché è un grande giocone, fidati. In tal caso, se vuoi, mandami l'amicizia e io sarò ben felice di aiutarti. Ok, ragazzi, vi aspetto questa sera che concludiamo questa sfida. Spero che la sorella Tyrin sia un po' più tosta del fratello, che onestamente il fratello, vabbè, partita game si sa, è facile. Diciamo che non mi ha messo così tanto in difficoltà. Spero che lei sia abbastanza tosta. Poi farò i paragoni quando passerò in modalità vero cacciatore. Vedremo la vera realtà dei fatti e della difficoltà del gioco. Perché ripeto, poi mi dovrò cercare l'equipaggiamento ancora più forte e quant'altro. Ok. Io vi saluto ragazzi, mi raccomando un bel pollice in su sulla serie e sul canale, e ci becchiamo questa sera alle ore 20:30 per la conclusione di Borderlands 3. Io vi ringrazio ragazzi, ciao, alla prossima. Il voto che do a Borderlands 3 momentaneamente sulla storia, cioè sulla campagna, è un 9. Il mio voto è un 9, ragazzi. Quindi è un 9 meritato. Sicuramente nelle altre campagne, appena ci potrò giocare, sicuramente mi convinceranno. Quindi quel 9 secondo me diventerà un 10 secco. Perché il gioco, ripeto, è fatto veramente bene. C'è qualche fesseria. Le fesserie che ho detto poco fa al discorso dei glitch, sì, ci sono. Io ho scoperto un paio che ho segnalato io personalmente al sito della Gearbox. Più quest'altro glitch grave che hanno scoperto per avere le armi, quelle d'oro, ragazzi, il cosiddetto loot avanzato. Onestamente è grave, va risolto al più presto. Hanno bloccato questa persona, i vari link che ne parlano. Quindi mi raccomando, non fatelo, non divulgetelo come si fa. Perché onestamente rovinerebbe il gioco e non è giusto. Ok ragazzi, ora io vi saluto, ciao, ci becchiamo questa sera.